Allora, capitano, una risposta a questa involuzione. Ma stiamo facendo un percorso con il mister che giustamente appena arrivato abbiamo avuto questa striscia di vittorie. Poi sicuramente c'è stato un adattamento, secondo me, al lavoro suo, sia fisico, soprattutto fisico, perché è tutto un altro tipo di allenamento rispetto al mister precedente. Quindi magari abbiamo risentito un po' a livello fisico anche. E poi sono state delle partite, anche domenica penso che abbiamo fatto una buona partita sotto un certo punto di vista. Abbiamo avuto sempre il possesso noi, la maggior parte del possesso, però purtroppo abbiamo sicuramente ancora dei limiti. E dispiace perché sono partite che devi portare dei punti a casa, soprattutto dopo aver fatto, secondo me, ripeto, una buona partita. E tornare qui senza aver portato nulla veramente, veramente fa male, però c'è ancora tanto, ma tanto da migliorare purtroppo. E hai detto anche tu, tanto possesso palla, però poi non si riesce a fungere, quando si sbaglia l'unica palla gol diventa estremamente complicato vincere le partite. Sì, quello, dobbiamo diventare più bravi nell'arrivare lì negli ultimi 25-30 metri ed essere più pericolosi. Ma non parlo solo degli attaccanti, ovviamente, parlo di squadra, quindi dobbiamo migliorare soprattutto in questo e ovviamente, ripeto, stiamo prendendo anche troppi gol, quindi dobbiamo migliorare proprio come squadra in generale. Senti Ivan, quando dici appunto sul piano fisico che una delle componenti, insomma, dove forse state vivendo una fase non brillantissima in questo momento, è alla base un po' dei gol presi nella ripresa, oppure ci sono anche altri fattori? Ma se vediamo i dati che stiamo prendendo sempre gol su il secondo tempo, come dici tu, ci sono tanti fattori, può essere quello, può essere cala la concentrazione, ma può essere anche una a livello fisico che ti fa calare dopo con la stanchezza, cala la concentrazione. E stiamo cercando con il mister e con tutto lo staff di migliorare queste cose, ovviamente sia l'attenzione che a livello fisico. Purtroppo i dati ci dicono questo, ma non deve essere un alibi, non deve essere nulla, ripeto, non dobbiamo farci non deve diventare una cosa mentale pesante, dobbiamo solo lavorare per migliorare tutto ciò. Purtroppo l'unica medicina che conosco è questa, è il lavoro. E lo stiamo facendo. Purtroppo, ripeto, dispiace non portare nulla a casa quando comunque si può, dopo aver fatto comunque una buona partita. Sicuramente bisogna creare di più e stare in partita fino alla fine, quello è poco ma sicuro, e dispiace veramente. Cioè, tu ritieni che questa squadra sia, non ti voglio chiedere un giudizio tattico, no, ma però quasi, nel senso che se si prende sempre gol nel secondo tempo, se si soffrono le ripartenze anche di una squadra di terzo livello come la Conte Verona, tutto questo nasce magari dal fatto che siate voi difensori poco protetti e anche esposti a figuracce, no? Perché no, non è, diventa secondo me una conseguenza. Il mister è comunque come state vedendo, è un mister propositivo, vuole sempre che stiamo lì nella metà campo avversaria, quindi c'è molto pressing, molta pressione e vediamo che magari nel secondo tempo caliamo, e quindi se non facciamo queste pressioni e diamo questa pressione agli avversari, quindi giocano magari più liberamente e andiamo un po' più in difficoltà, quindi dobbiamo migliorare sotto tutti questi aspetti. E magari può essere anche un aspetto fisico, ripeto, che questo adattamento è un po', sì, è giusto, e quindi dobbiamo migliorare questo tutto. Basta che non diventi una psicosi. No, a quello che dicevo prima, non deve diventare questo, noi dobbiamo stare tranquilli, lavorare sereni, perché ripeto, l'unica medicina è questa, non può essere altro. Ci sono perché tutte le caratteristiche per uscirne fuori, perché è una sconfitta sicuramente. La partita prima con l'Albino Leff sicuramente c'è stata la stessa cosa, però c'è stata una reazione che magari un po' di tempo fa non c'era. Dobbiamo guardare anche gli aspetti positivi di questo, e secondo me possiamo uscire tranquillamente, dobbiamo stare sereni, lavorare e migliorare sotto questi aspetti,
tutti questi aspetti che stiamo dicendo adesso. Ci abbiamo tutte le qualità, poi secondo me c'è bisogno di tanta fiducia in noi stessi, la consapevolezza di essere comunque bravi calciatori tutti, e questo ci manca, anche questo, dobbiamo crescere su questo, sotto questo punto anche, dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi. C'è anche un altro dato forse, perché a parte la gara con l'Albino Leffe che hai citato, comunque fate fatica quando andate in vantaggio a mantenerlo o a chiudere la partita, mentre invece è troppo facile per gli avversari quando segnano gol poi tenere, e quindi voi non riuscite a recuperare. Questo è un dato che può far pensare anche alla difficoltà di gestione dei momenti e delle gare. Ma è quello che dicevo prima, per dirti, domenica abbiamo preso quello all'80esimo quasi, quindi 10 minuti, 15 minuti alla fine, non è facile poi, perché comunque perdite di tempo così, non è sempre facile recuperare una partita. Il fatto sta che noi non dobbiamo arrivarci a quel momento, cercare di non arrivare, magari arrivare in un modo diverso, magari con noi in vantaggio, perché è una partita che potevamo stare bene in vantaggio noi in quella partita. Purtroppo questo è un campionato che abbiamo visto, passa veramente un filo sottilissimo dalla vittoria alla sconfitta, ma con tutte, un campionato così molto equilibrato, quindi non ci dobbiamo fasciare la testa e, ripeto, lavorare tranquillamente e migliorare. E considerate le difficoltà nell'affrontare le squadre che si chiudono, che tendono a chiudersi, domenica sarà una gara, un'altra gara complicata. Sicuramente, come ho detto prima, tutte le gare ormai sono complicate, tutte squadre sono attrezzate, con giocatori importanti, e non è facile ovviamente, come dici tu, quando le squadre soprattutto qui in casa vengono a chiudersi, non è facile ovviamente trovare la soluzione giusta per portare a casa i punti, però in un modo o nell'altro noi, ripeto, giochiamo in casa e dobbiamo soprattutto in casa ottenere quello che vogliamo. Campidelli? Ma il presidente lo conoscete meglio di me, quando ci sono queste sconfitte, queste partite, ma soprattutto penso perché vedendo, secondo me, fatto un primo tempo sotto la gestione del mister, il mio primo tempo, al di là che dobbiamo, come ripeto ancora, dobbiamo costruire di più a livello offensivo, perché tenere il possesso non ci dice che chi ha il possesso vince la partita, assolutamente, però dobbiamo concludere di più, finalizzare di più, questo è poco ma sicuro. Però la sensazione è che comunque la partita ce l'avessimo in mano, e non pensavamo magari di avere un risultato così alla fine, quindi sicuramente il presidente è molto arrabbiato e ha tutte le ragioni del mondo, è il presidente, quindi ci sta. A noi ci dispiace perché non vogliamo, io lo conosco più di tutti, conosco quando ci tiene, quando tiene al Teramo, e quando ci sta male, quando succedono queste cose, è il primo in assoluto che ci sta male, e ci dispiace che noi gli diamo questo dispiacere, ma ripeto, non vogliamo assolutamente, e purtroppo è un incidente di percorso che, ripeto, dobbiamo solo riflettere con il mister e valutare quello che abbiamo fatto di buono e quello che abbiamo fatto di sbagliato, e lavorare tranquillamente senza, ripeto, come hai detto tu, fasciarsi la testa e farci le paranoie che non servono a nulla, assolutamente.